Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Sim City Roma. E come potete vedere, questo è l'episodio che avevo perso praticamente. Ho dovuto riregistrarlo e lo sto riregistrando adesso, appunto. Abbiamo già visto, anzi, lo vedrete dopo questo, la battaglia di Mediolanum, ma la campagna vera e propria inizia da Cirene, quindi oggi registriamo questo per poi andare ancora più avanti. Guerra è sempre dietro l'angolo, edile, e credi a me, giungerà presto da Cartagine. Si fa più potente di anno in anno. I punici sono una spina nel fianco e l'esercito avrà bisogno di uomini come te. Tuttavia, prima devo vedere di che pasta sei fatto. Voglio che tu raggiunga l'Africa e stabilisca per noi la nuova colonia di Cirene. Agli egizi non piacerà, ma è troppo lontana dalle loro terre perché possano ostacolarti seriamente. Cirene ci servirà come base d'appoggio sulla costa africana. Dovrai impegnarti a fondo per trasformarla in una città fiorente, ma questo è ciò che devi fare. E alla svelta, erigi sul posto un forte per la legione. I giacimenti di ferro ti aiuteranno a fabbricare le armi di cui hai bisogno. Per la fondazione ti sono stati assegnati dei fondi imperiali. Perfetto, allora questa è la missione, dobbiamo semplicemente accumulare 6.000 di popolazione e raggiungere un'isola piccola, anzi 5 isole piccole, e qualcuno di voi avrà visto l'episodio che è andato in onda al posto di questo, è stato un errore perché quella era la prova di registrazione dell'episodio successivo e quindi l'ho tirato via, quindi non l'ho tirato via io, l'ho cancellato e questo va al posto suo. Infatti avevo messo anche il titolo di questo episodio effettivamente, semplicemente ho scambiato due file tra di loro. Partiamo pure, abbiamo un prestito abbastanza piccolo, 2000, e come vedete abbiamo il nuovo obiettivo che è la sconfitta del centro cittadino distrutto. Ave governatore, dove dobbiamo collocare il nostro nuovo centro cittadino? Ok, vediamo un po' come è fatta la mappa, abbiamo il fiume in quest'angolino, abbiamo il nostro primo giacimento di ferro in questa zona, qua abbiamo giacimento di pietra, il mare qua sopra, quindi abbiamo un collegamento via mare qui, vedete che c'è la... il puntatore, ma soprattutto c'è l'ancora, e abbiamo da questa parte questa doppia ascia che vedete, questo stendardo, è da dove arriveranno i nemici, quindi arrivano da sinistra. Vediamo di partire con il giacimento di la miniera di ferro, che costa un bel po', però possiamo Governatore, farne... dobbiamo prima costruire il centro cittadino. Sì, adesso facciamo tutto. Facciamo intanto due di queste, spendiamo un pochino, però ci serve. Facciamo due di queste, tiriamo la strada così, tiriamo la strada così. Facciamo anche un pochino di più. E possiamo partire. Allora, il centro cittadino dovrebbe starci, esatto, ci sta qua. E Governatore, in città stanno giungendo nuovi abitanti. cominciamo a popolare il nostro posticino. Abbiamo un paio di abitanti che stanno arrivando per andare a lavorare in miniera. La pizza. No, è un'idea che non avrà seguito. Qui facciamo un magazzino, però lo facciamo qua sopra, e anche un granaio. Li ho messi in una posizione sbagliata, quindi tiriamoli via. Tracciamo prima la strada che è sempre più figo. Ok, facciamo il nostro magazzino e il nostro granaio. Partendo da zero, come vedete, uso più o meno sempre questa tattica, che è quella di fare magazzino e granaio uno di fronte all'altro e usare le loro rispettive aree di influenza per la popolazione. Quindi non so, adesso andiamo a prendere questo, che sono Questa due città è una persone. fogna. Ne Dovremmo facciamo tenere più in uno. conto l'estetica. Questa città è una Due fogna. che vanno Dovremmo qua. tenere più in conto l'estetica. E uno, due L'assedio di che vanno Troia. di qua. Ma è una favola. E facciamo anche un secondo magazzino da mettere qua sotto, perché così vanno a mettere, Le strade mi portano andranno a praticamente mettere il ovunque. ferro direttamente Quanta là e non qua plastica. sopra. Anzi, qua direttamente possiamo anche dire a questo magazzino di non accettare ferro e non accettare armi, perché sono quelle che ci servono a noi. Qua possiamo tirare questa strada qua e questa strada qua. Ok, abbiamo bisogno di acqua, però per fare l'acqua abbiamo bisogno di 1025 e io ho pochissimi soldi, quindi magari Ave facciamo governatore, questi. qual è la prossima ricerca E da cominciamo con i effettuare? pozzi intanto. Quindi facciamo pure un pozzo di qua e un pozzo di qua e anche due macellerie.
Questa macelleria ha bisogno di una fornitura di carcasse animali per approvvigionare di carne la città. E la fornitura di carcasse animali gliela diamo tramite un campo che mettiamo qua in fondo. Un allevamento di capre. Ho messo la strada male, adesso andiamo a ripararla. Perfetto, prendiamo questa strada e la uniamo di qua. Adesso tu vieni ad abitare. Si lamentano del fatto che qui non qua. C'è niente da fare. Tu vieni ad abitare. Si è fatto fare un bel pavimento in terra battuta. L'assedio di Troia. Ma è una favola. Sole anche oggi. Se lo spostiamo qui e manca l'addetto al pozzo. Ieri nel mio giardino ho trovato un antico vaso etrusco. Chissà. Ok, così abbiamo tutta la popolazione a posto adesso e dobbiamo produrre un sacco di ferro, che come vedete lì. Andiamo di fare lo spadaio, che è questa cosa, ve la mostro per la prima volta effettivamente, anche se magari l'avete vista in un altro episodio. Costa 500, quindi costa un bel po', quindi non facciamolo ancora per un attimo perché stiamo spendendo un sacco. Però presto ci arriveremo. Lo spadaio è uno degli edifici nuovi assieme al forte. Il forte, come vedete, ha tre coorti e possiamo avere fino a un massimo di tre forti per avere l'esercito al completo. Lo spadaio semplicemente popola quell'esercito. Noi partiamo con un tot, però facendone di più, facendo più spade, possiamo praticamente avere più coorti al nostro servizio. Lo vedrete quando effettivamente cominceremo a produrre un po' di spade. Tanto qua possiamo un po' velocizzare, cominciare a sistemare le cose. Vediamo un attimo, siamo nel Nord Africa, come potete vedere. Siamo in questa bella nostra città e c'è qui la guarnigione piccola di Ptolemais che ci attaccherà. Vedete, siamo... In più abbiamo Creta, qua, praticamente sull'isola di Creta abbiamo Gortina. Che ci può a cui possiamo vendere ferro e da cui possiamo acquistare legna e grano, quindi sarà molto molto utile questa cosa. Siamo su, qua c'è l'Africa che continua, non è finita lei. Governatore, il cibo nei nostri granave, governatore. Facciamo l'allevamento, che così produciamo più carne, che sarà molto utile. Tanto questi si stanno attivando per produrla, quindi perfetto. Qua sta arrivando un po' di ferro, tra l'altro faccio notare quanto... Scusate, ci sono queste persone che vanno fuori che hanno una tonnellata di ferro addosso. I granai cittadini sono vuoti. Ma adesso li riempiamo i granai. Macelleria e macelleria. Questo ne ha 8, quindi fate voi. Ok, vediamo di pensare al forte. Come siamo di moneta? 0. Perché è appena iniziato il mese. Scoperto l'allevamento. Anzi, l'anno, mi sa. Qual è la prossima ricerca? Facciamo questa. E non si sa cosa ha detto. Vediamo. Abbiamo bisogno. Il cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Perché è troppo lontana questa, forse? No, 8. E qua ce ne sono altri 8. Semplicemente non lo stanno portando qua. Ma adesso dovrebbero riempirsi pian piano. Cominciamo a fare anche la piantagione di lino. Andiamo a mettere qui. Facciamo la strada di qua. Voi tre venite ad abitare sempre in zona. Salute a te. Ieri nel mio giardino ho trovato un antico vaso. E facciamo anche i due sarti, uno di qua e uno di là. Dicono che nella vecchia Pompei il Monte Vesuvio fumi di nuovo. Effettivamente qua sono abbastanza lontani, siamo troppo lontani forse, quindi meglio metterli qui. È stata scoperta la matematica. E qui sopra. Ok, facciamo qual è la prossima ricerca da effettuare? Quello della produzione agricola, eccolo qua. Agricoltura. Ci resta pochissimo denaro. Abbiamo poco denaro perché ne sto spendendo tanto, ma tra buste paga e rendita fiscale adesso dovremmo avere un positivo. Quindi aspettiamo un attimo. Dobbiamo semplicemente difenderci in questa missione, perché effettivamente dobbiamo solo arrivare a 5 insule, che non sono tante,
6.000 di popolazione, quindi sviluppare questo centro nella maniera più semplice è la primissima missione di questo tipo, quindi capite che non deve essere troppo difficile. Facciamo un facciamo questo? Quanto siamo di pozzo? 0 e 1. È stata scoperta l'agricoltura. Ave governatore. Qua facciamo l'aratro. Ah, ok, ho finito i fondi. Devo aspettare di guadagnare qualcosina allora. Tanto qua carne ne abbiamo un bel po', molto bene. Anche legna, anche ferro cominciamo a averne un bel po'. Non vedo legna a parte qua in fondo, quindi forse dovremmo farla e non commerciare. No, sì, giusto. Non, nella, questa missione effettivamente l'ho già ricercata, non ci serve comprarla. E, mentre il grano, che se non sbaglio non ci serve neanche. Ah no, il grano non possiamo produrlo, quindi dobbiamo per forza comprarlo eventualmente il grano. E credo ci serva, controlliamo subito. Per arrivare all'insula piccola abbiamo bisogno, sì, del pane, eccolo qua. Effettivamente ci sono queste risorse, quindi il legno, i templi, il forno e l'intrattenimento, l'acquedotto, vabbè, e quello. Ok, allora facciamo l'aratro. Ricerca iniziata, governatore. Ci resta pochissimo. Sì, adesso vediamo di far tutto. Se no chiedo direttamente uno dei prestiti, tanto sono tre. Non sono tanti, però potrebbero servirci. Tanto qua si accumula. Per fare il prestito potrei fare direttamente il... vorrei fare direttamente il forte. Però vorrei magari aspettare ancora un attimino. Dipende se ci attaccano in tempo breve o no. Diciamo che la riteniamo come risorsa se dovessero attaccarci. Intanto sviluppiamoci pure in tranquillità. È stato scoperto l'aratro. Andiamo avanti con le nostre ricerche piuttosto. Qual è la prossima ricerca da effettuare? Quelle sulle produzioni agricole, così abbiamo già un bel surplus per iniziare. Poi effettivamente dovrei tipo fare l'acquedotto. Anzi, devo farlo l'acquedotto perché devo arrivare alle insule. Qui intanto siamo alle capanne grandi perché cominciano ad arrivare i vestiti. L'imperatore si è appena rimesso da un brutto raffreddore. E quindi dobbiamo pensare anche all'olio adesso. Per fare l'olio basta un uliveto, lo possiamo fare qua sopra. Però siamo troppo vicini, quindi non andiamo troppo vicini, facciamolo qua. Ok, questi tre andranno ad abitare qua. Gli dei benedicano l'imperatore. Le strade mi portano praticamente ovunque. È fantastico. Le strade non ti portano però a casa tua in questo momento. E adesso sì. Continuiamo. Facciamo la produzione dei sarti. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Sì. Governatore, sono stati arrestati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Ok, fermi tutti, vediamo quanto distanti sono intanto. Sono effettivamente appena partiti, quindi sono qua, sono degli egizi, come potete vedere. Vediamo di fare il forte. Allora, forte. Eccolo qua, come vedete è bello grosso, lo mettiamo qui. Buone notizie, governatore. Il Senato ci ha concesso un prestito. Esatto. E abbiamo il nostro prestito che abbiamo già speso a metà. Questo è il nostro esercito. Esercito composto da tre coorti, come potete vedere, coorte legionarie diveliti. Prima cosa, dobbiamo purtroppo cambiare subito queste in coorti legionarie perché non abbiamo possibilità di produrre le lance. Abbiamo possibilità solo di fare le spade. Quindi è in base all'armamento che hanno. Per produrre le spade abbiamo bisogno dello spadaio. Spadaio che andiamo a mettere qua. Andiamo a mettere 1, 2 e... chiediamo pure il secondo prestito. Ci resta pochissimo denaro. Buone notizie, governatore. Il Senato ci ha concesso un prestito. Perfetto. E quindi ho chiesto già il secondo prestito, ma adesso gli spadai sono molto utili. Quello sì, era un vecchietto geniale. Intanto provo a mostrarveli da vicino, ma sto facendo un attimo le cose d'emergenza per sistemare. Allora, lo spadaio è questo. Produce, trasforma... anzi, ups, cliccato sbagliato sulla... su lì, togliamo la pausa. Ok, loro vanno a prendere il ferro, se lo portano dentro e andiamo a vedere, ad analizzare il primo, e guardate cosa fanno.
Lo mettono qua. Lo mettono a cuocere e lo fanno diventare spada. Quindi vedete, vanno qua. Si mettono a batterlo col martello. E tada! Improvvisamente, spade. Queste spade vengono messe qua e quando ne abbiamo 4, vengono, se non sbaglio 4, vengono messe da questa parte. Questa è una dinamica. I nemici sono arrivati in città. Speriamo di resistere. Aiuto. Siete pochissimi. Loro sono in 4, noi siamo in 3. Attacchiamoli. Siamo veramente 4 gatti, speriamo di vincere lo stesso. Attacchiamo in questa maniera, cliccando col destro dove riesco a trovarli. Vediamo. Sono piccolissimi in confronto a Metherland. Ok, uno è morto. Sì, sono un po' più forte. Due sono morti. Ah, sono un po' più di quelli, va bene. Abbiamo sconfitto il nemico. Perfetto, e come vedete è arrivato un altro soldatino. Perché è arrivato quell'altro soldatino? Intanto questi tasti sono... Questo era quello che è apparso e adesso è scomparso, era per tornare indietro. Questo perché possiamo anche noi inviare truppe a loro e combattere direttamente sul loro campo. Non si vedrà, però si può fare. Qua intanto vengono prodotte le spade, che spariscono direttamente, quindi è una cosa diversa da tutte le altre. Facciamo questa. Una cosa diversa da tutto quello che abbiamo visto fino adesso è che alcune delle risorse, in questo caso le spade, quando vengono messe qua, vediamo adesso dove, eccole qua, vedete, scompariranno da sole. Adesso queste si, vedete che stanno cominciando, una è scomparsa, adesso scompariranno anche le altre, eccole qua. Stanno scomparendo, quindi non c'è nessuno che viene a ritirarle, ma vengono direttamente catapulta. Ogni spada corrisponde a uno di questi. E adesso al posto di avere uno, uno e uno, abbiamo sei persone. Quindi se io muovo questa corte fuori, questa corte fuori, è un po' difficile manovrarla, perché a volte vi date i comandi e non funzionano. Però se io muovo il capo, che è quello con lo stendardo, avrai i legionari che lo seguono. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è lui. E quindi continuano a prodursi adesso. Man mano più spade faccio, più questi numeri salgono. Ovviamente questa è 12, arriverà fino a 25, per poi questo anche diventare 25, questo diventare 25, avere 75 uomini o corti, che vuol dire più di un uomo, rappresentano un tot di uomini, ma comunque funzionano molto bene. Cominciamo a guadagnare un pochino, sì, perché abbiamo fatto il prestito soprattutto, e vedete che, oh, torniamo pure indietro, e vedete che tra l'altro i nostri, praticamente queste sono le tre, queste baracche corrispondono alle tre corti, e alcuni di questi andranno a dormire oppure si andranno ad allenare qua fuori con appunto le spade. Facciamo anche l'istruzione secondaria. Quindi per difenderci abbiamo questo, gli attacchi saranno sempre più forti, quindi dobbiamo stare molto attenti. E direi che possiamo fare tipo l'acquedotto. Sì, facciamo l'acquedotto, facciamo qui con la cisterna che potrebbe stare qua. Troppo distante? No, ci stiamo abbastanza giusti. E quindi togliamo, anzi andiamo a fare la ricerca, a breve faremo la ricerca apposita. Governatore, non c'è più spazio nei granai della città e alcuni cittadini non riescono a consegnare le merci. Perfetto, facciamo i frantoi, che non ho fatto, mi sono dimenticato di fare i frantoi, e togliamo 1 e 2. C'è qualcuno che ha bisogno di una casa sicuramente, perché gliel'ho appena distrutta, quindi andiamo che a rimettergliela. Però viene, diventa una capanna indirettamente senza restare Tugurio. Non credo di avere più pozzi, quindi questi qua rimarranno senza acqua per un po', ma adesso vedrò di fare la ricerca apposta per estendere l'acquedotto. Se no la cosa che posso fare è... se lo sposto devo spendere altri soldi. Vediamo quanto costa arrivare... Dov'è lavorazione al piombo? Vabbè, facciamo un po' alla volta. Tanto qua possiamo muoverci. Qua siamo a 13 solo. Non dovevamo essere un po' di più. Ok,
Che mi sa che è una risorsa che viene sprecata nel tempo, una cosa del genere, nel senso che viene mantenuta. Adesso devo capire bene come funziona perché non l'ho mai analizzata tanto bene. Vedete, vengono prodotte le spade. Ah, ok, 14, 15, 16. Adesso vediamo se arrivano 20, 18, 19. È stata scoperta la fabbricazione di utensili. No, ops. Forse col tempo. Tra l'altro una cosa è che io clicco col destro di solito per uscire dagli edifici, mentre quando lo fate con questi muove le truppe. Quindi sono è una come se fosse un'aggiunta, come se fosse un gioco leggermente, cioè completamente diverso, anzi no, leggermente. Intanto qua siamo a 25 e dovrebbe cominciare ad aumentare questo numero tra poco. Qui abbiamo il per fare il legno. Non c'è più spazio nei granai della città e alcuni cittadini non riescono a consegnare le merci. Facciamo il legno, quindi abbiamo bisogno di una falegnameria, abbiamo bisogno della segheria, facciamo due segherie, le facciamo pure qua, tanto anche se sono lontane. Governatore, hai collocato questa segheria piuttosto lontano dagli alberi. Però andranno lo stesso a prenderli. E facciamo anche i templi, dovrebbe starci un tempio qua dietro. E un altro tempio lo facciamo qua dietro. Ok, e cosa facciamo ancora? Facciamo la taverna. Possiamo farla qua? È stata scoperta la lavorazione del bronzo. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Sì. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Ci resta anche poco denaro. Buone notizie, governatore. Il Senato ci ha concesso un prestito. Perfetto, abbiamo il terzo prestito, ma adesso mettiamo anche giù tutte le case. Certo, del mondo. Sì, che è un posto strano. Mettiamo tutte le case di a chi gli serve. Allora, questo l'abbiamo data. Questo manca. Guardati dai greci anche se recano doni, diceva mia madre. Non che abbia mai incontrato un greco in vita mia. Falegname, il tempio di Diana. Si è fatto fare un bel pavimento in terra battuta. Che dobbiamo mettere qui. Qui sei. No, sei giusto. Ok, perfetto. Archimede. A chi manca la casa? È stato Romolo o Remo a fondare la capitale? Non me lo ricordo mai. Tu finisci qua. Ci sono molti templi a tu Mercurio finisci in questo periodo. Qua. Messaggero dal piede alato ne sarà e tu finisci. Governatore, non c'è più spazio nei granai della città qua. E alcuni cittadini non riescono a consegnare le merci. Questo è, vedete, qua non prende, ma di qua sì. I nemici sono arrivati in città. Sono arrivati i nemici, ma io ho ormai una legione bella fatta. Sta facendo un giro. Mi sta andando a distruggere l'acquedotto. Maledetti! Adesso li vengo a prendere. Che giro stanno facendo? Bello che mi attaccano con le spade a un acquedotto. È stata scoperta la lavorazione del piombo. E adesso con la lavorazione del piombo non ho tutto quanto a posto, perfetto. Ragazzi, potete attaccare lui? I nemici attaccano le nostre strutture. Mi hanno distrutto un cacchio di... Perché c'è del legno bruciato qua? Vabbè, cisterne che bruciano col legno. Abbiamo sconfitto il nemico. Perfetto, abbiamo sconfitto il nemico, torniamo indietro. Diciamo che è semplicemente un discorso di superiorità numerica al giorno punto, non è niente di speciale. Ci siamo, vediamo di fare un altro granaio qua sotto. Non ci sta, non ci sta. E allora lo facciamo qua dietro. Lo facciamo. Mi sono un po' incasinato da solo perché sto mettendo... facciamo così. Mi sono un po' incasinato da solo perché ho fatto i campi laddove forse avrei dovuto farli da questa parte, però va bene lo stesso. Vediamo, allora con questo dovrei avere l'accesso ai templi, sì, quindi dovrei già avere qualcosa in più. Ok, vediamo subito qual è la prossima risorsa, che è il pane e l'intrattenimento. L'intrattenimento c'è, manca il pane. Per il pane ho bisogno di importarlo e per importarlo ho bisogno di un porto. Quindi facciamo il porto. Molo mercantile. Che andiamo a mettere
più in qua possibile. Facciamolo qui. E facciamo insieme al porto mercantile ci va il cantiere navale, che andiamo a mettere. Vediamo se trovo la posizione giusta. Qui. Ok, così possiamo mettere anche tutti quanti i nostri lavoratori. Ce ne sono tanti di abitanti e se non sbaglio abbiamo. Ma guarda che bella giornata oggi. Già raggiunto il limite. Qui possiamo mettere anche case qui, ormai. Anche se, no, in effetti siamo distanti dal magazzino. Quindi non so quanto conviene. Guardati dei greci anche se recano doni, diceva mia madre. Non che abbia mai incontrato un greco in vita mia. Facciamo qua. Ah, qua non ci sta, è vero. E allora facciamo qua. Ho saputo che hanno catturato dei selvaggi dalla Britannia. Nudi, irsuti e dipinti di blu. Chi manca da abitare? Quanti mancano? 4. Salute a te. La potenza di Cartagine sta tutta nella sua flotta, così mi diceva mio padre. 3. A Roma ci sono 6 colli o 7. Il mio vicino è molto gentile, mi ha persino regalato del pesce secco. Ok, eccolo qua. E l'ultimo lo mettiamo pure qua. Ok, importante è che ci abbiamo tutto. Ah, e continuiamo con la produzione di pietra, l'acqua nei pozzi, non mi interessa. Andiamo a cercare quella che mi dà più... ce n'è una qua. I soldati ricevono un bonus di combattimento, va bene. E ce l'hanno già, quindi perfetto. Le armerie, questa. Che così produco più spade e quindi dovrei riuscire a massimizzare questi qua. Intanto abbiamo finito i soldini, perché abbiamo tutti i prestiti, quindi devo cercare di non perderli adesso. Però guadagno un bel po' di soldi in questo momento, quindi forse è anche il caso di fare un secondo forte. Lo facciamo di fronte, così vi mostro anche cosa succede. Non posso farlo di fronte perché c'è la strada, quindi facciamo così. Con il secondo forte, se noi clicchiamo, adesso comandiamo tutte e due le truppe. Qua possiamo fare così, anzi dobbiamo fare così. E quindi adesso abbiamo anche la bandiera della legione del leone, mentre questa è quella classica dell'aquila. Come vedete c'è una terza legione, che è questa, che è quella della lupa. Quindi il terzo forte che potete mettere. Sì, io posso mettere tranquillamente un terzo forte da mettere qua. E adesso abbiamo anche la guarnigione della lupa. Sempre spade, purtroppo, perché non abbiamo altre tecniche di combattimento ancora acquisite. Qua tiriamo un paio di strade in più. Devo sempre controllare i soldi adesso, però vabbè. Qua manca solo il pane. Mancano i forni, e però adesso ho almeno il molo mercantile, che non può scambiare perché prima devo fare la tratta commerciale, quindi dovrei comprare, diciamo, la tratta, così. E adesso posso, è stabilita la rotta, devo stare attento a non finire i soldini. Però adesso cliccando qua posso comprare. Non lo faccio per ora, anzi, aiuto, perché se fate così effettivamente lo sta comprando, quindi interrompiamo. Ok. Va bene così per ora. E se clicchiamo adesso 25, 17, 1, e adesso c'è tutta quanta questa parte che possiamo sviluppare. Per ora non so quanto convenga, perché non so quanto riescono a produrre loro. Perché stiano costruendo un altro mercantile. Comunque queste risorse qua, forse devo produrre più spadai per avere più gente. Però non sono sicuro se c'entri col tempo o che cosa. Però l'importante è che si possa fare. Vediamo di mettere due forni. Questo forno ha bisogno di farina proveniente da un mulino o da un magazzino per fornire pane alla cittadinanza. Mettiamo un forno, un abitante del forno lo mettiamo qua, e un altro fornaio lo mettiamo. È una favola. Lo mettiamo qua sopra. Questo lo possiamo anche spostare qua. Ok, e manca il mulino che andiamo a mettere. Peccato che non ci stia qua. Vabbè, facciamo così.
Sì, è un po' disorganizzata, ma è giusto per provare il concetto che funziona tutto. Facciamo così e l'altro lo mettiamo a orbitare di qua. Perfetto, adesso ci manca solo importare un po' di grano. Quindi stanno producendo la nave. E adesso con gli scambi commerciali dovrei avere abbastanza da poterlo sostenere, insomma. Cliccando qua, adesso siamo 25-21. 1. È stata scoperta la produzione di carbone. Perfetto, abbiamo le nostre armerie adesso che dovrebbero aumentare ancora di più come produzione. E adesso possiamo velocizzare un po' il tutto. Popolazione ci siamo quasi, perché siamo a 54 su 60, quindi siamo lì. Un'altra bella imbarcazione per la città. Perfetto, l'imbarcazione. Come la chiameranno questa? Imbarcazione come si chiama? Ditelo voi. Qual è la prossima ricerca da effettuare? Produzione di legna, estrazione di pietra, forni. Ricerca iniziata. Così produciamo subito un sacco di pane. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Eventualmente posso anche fare una cosa del genere. Prendiamo, anzi no, lasciamo così per adesso. Questi sono intanto i... Possiamo prenderli tutti quanti anche. Visto che so che escono da qua, posso anche fare così. Cioè farli già uscire tutti quanti. E colpirli appena escono fuori. Quindi vedete tutto l'esercito che esce si mette in formazione. Proprio all'uscita. Adesso. Eccoli! E quindi gli compaiono dal nulla e noi gli randelliamo come se non ci fosse un domani. Ave governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? Questo era tutto da solo, perché è stato appena spawnato. E anche questo, credo. No, quello era lì da solo a girarsi i pollici. Ok, stiamo comprando le merci? Da qualche parte credo dovremmo star comprando merci. Non so come parlare. Ok, stiamo per comprare merci. I nostri mercanti hanno acquistato scorte vitali in una città lontana. E vai! Ok, direi che possiamo fare un'altra cosa, che è di aumentare la produzione di ferro. In questa maniera. Credo sia abbastanza. Ne ho fatte un sacco, però vedrete che serviranno. Ave governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? Facciamo un po' di case. Qua possiamo fare direttamente così. Facciamo un magazzino da mettere qua dietro. E qua dietro ci stanno un sacco di casette. Le strade mi portano praticamente ovunque. È fantastico! Qua però è meglio fare così anche. Vai. Così. Andiamo di qua. Tu c'hai la casa? Facciamo il possibile per onorare gli dei. Solo che dovremmo adorarne qualcuno in più. Ok, un altro che ha bisogno di una casa? Sacerdoti dei templi di Diana. Sì. Tanto c'è la musica di sottofondo che non sta neanche finendo. Ok, quanta gente ha bisogno ancora? Uno. Che si chiama mercato. E a te. Ok, così ho tutti quanti i lavoratori della miniera da questa parte. Vediamo di chiudere questa strada, anche se qua c'è un buco. Ok, direi che siamo abbastanza a posto per un po'. Qui intanto la nostra produzione, abbiamo 25, 25, 8, continua ad aumentare. Come siamo? Abbiamo 4 di surplus. Forse potremmo anche fare un paio di spadai in più. Facciamoli pure. Facciamo altri 3 spadai su questo lato. 1, 2, 3. E li mettiamo. Ieri nel mio giardino ho trovato un antico vaso etrusco. Chissà 1. Se vale qualcosa. Attento alle Idi di marzo, gli disse mio padre. 2. Se solo gli avesse dato retta. E 3? 3, ok. È stata scoperta la religione.
Ave, governatore. Qual è la prossima ricerca? Così adesso avremo, sicuramente una produzione di spade un po' migliorate, quindi dovremo velocemente massimizzare le nostre truppe. In più qua dovrebbe arrivare tra un po' il carico. Ah, è già arrivato il carico. Dov'è il grano? È stato messo via? O sta... No. Dove è finito il... È stata scoperta la filosofia. Ah, ok, è qua che sta scaricando in teoria. Ah, ok, sta scaricando, ma gli altri sono a casa in questo momento. Ave, governatore. Qual è la prossima ricerca del... Sono a casa perché sono nel loro tempo libero. Adesso vengono qua a scaricare tutto quanto. Eccoli che arrivano. Devono arrivare tutti prima. E adesso... Ta-da! Esatto, stanno proprio scaricando adesso. Scaricano la loro merce. Così possiamo vederli mentre lo fanno anche. E adesso queste casse diventano, esatto, vengono trasformate nella risorsa che è il grano. Il grano viene accumulato qua, vedete che uno in realtà erano sette di questi, e questi vengono automaticamente presi da chi? È stata scoperta l'ingegneria. Da queste parti da questo che è il mercantile. Solo che dovremmo adorarne che la sta portando nella freccia blu, che è questa, quindi al magazzino. E dal magazzino in teoria presto dovrebbe arrivare il forno, il fornaio, eccolo qua. Che dal mulino viene a prendersi questa e se la porta via. Ave, governatore. Qual è la prossima ricerca? Sto facendo una ricerca completamente inutile, quindi annulliamola. Ricerca annullata. Facciamo la produzione di legno. È iniziata. Qua viene fatto il pane e quindi andremo alla prossima. Pensiamo subito di fare anche il bagno pubblico, che possiamo mettere qua. Vediamo se ci sta una casa qua. Non ci sta, no. Non possiamo mettere nulla lì, quindi dobbiamo pensare a un posto per il bagno pubblico. Tan 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 tan. Il cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Addirittura, spostiamo questo, lo spostiamo. I granai cittadini sono vuoti. Qua prendiamo questo. Lo spostiamo. Governatore, qua. Sono stati avvistati dai nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Ok, stanno arrivando i nemici. La felicità degli abitanti è in calo. È in calo addirittura. Qua facciamo i bagni e lui ci lo mettiamo ad abitare. Ci sono molti tempi in questo periodo. Il messaggero dal piede alato ne sarà contento. Ave, governatore. Ancora sta ricerca inutile. Ricerca annullata. Facciamo le tratte commerciali. Ricerca iniziata. Ok, abbiamo una legione completa e un pezzo. Quindi vediamo di fare... Selezioniamole tutte. Governatore, i nemici sono arrivati in città. Fermiamo un attimo il tempo, almeno rallentiamolo. E andiamogli contro. Aiuto, stanno per attaccare di nuovo la cisterna. Forza ragazzi, tutti contro lui. Vedete che hanno anche truppe diverse adesso. Hanno i frambolieri e hanno anche gli arcieri su cammello. Tanto qua la mia truppa un po' sgangherata che va contro di lui. Muori. Si ammassano tutti su un cammello. Morti tutti? Sembrerebbe di no. Chi è passato? Deve esserci un nemico ancora in... Ah, eccolo qua. Uno da solo. Governatore, il cibo nei nostri granai. Muori. Scarseggia pericolosamente. Scusate, solito timer. Abbiamo sconfitto il nemico. Ok, torniamo un attimo indietro, adesso vedremo di fare un contrattacco. Il cibo scarseggia. Oh, eccoli qua che sono arrivate le mie... Perfetto, le mie insule, così siamo a posto per il prossimo obiettivo. La popolazione ce l'abbiamo, quindi abbiamo effettivamente finito la missione. Prima di farlo però mandiamo questa gente fuori. Quindi adesso scopriamo anche cosa succede. Si accumulano qua intanto, automaticamente. Ave, governatore.
prossima ricerca da effettuare. Qua abbiamo della popolazione da spostare sicuramente, perché quando passiamo ad insula c'è gente che smette di lavorare, quindi dobbiamo fare ulteriori case. I sacerdoti dei templi di Diana, quelli sì che fanno i soldi in questo periodo. Ok, cosa succede? Si accumulano qua le truppe, finché non c'è il capo non posso fare niente, quindi vedete, poi spariscono improvvisamente e finiscono sulla mappa. Eccole qua le nostre due legioni, posso praticamente cliccare col destro e mandarle automaticamente dal nemico. Questa ha 3-1, mentre questa ha 72, 3 più 72 perché sono 75 in tutto, mentre questa qua è a 37. In realtà è praticamente la stessa cosa che abbiamo visto prima, organizzato in un'altra maniera. Se voi avete le coorti composte da soli legionari, queste praticamente vengono tutte schiacciate il più possibile nella prima coorte, finché ci stanno. Nella seconda coorte. Mentre la prima coorte vuol dire, in sostanza, questi sono i generali, che sono 3, 72 sono le truppe che guidano, e eventualmente se avete... Intanto c'è un messaggio a Spartaco a caso, completamente a caso. E adesso vediamo cosa succede a Ptolemais, se viene dilaniata dal mio raid. Ah, se c'è una truppa che viene contro di voi, praticamente sparisce o no, a seconda di quante truppe avete. E, sì, esatto, l'altra cosa è che le coorti vengono anche... si suddividono anche se avete lancieri anziché legionari, che si chiamano veliti, ma per adesso non li stiamo ancora vedendo. È stata scoperta la falegnameria. Perfetto, qua facciamo così. Qual è la facciamo pure anche la ricerca inutile, dai. E qua vediamo cosa succede alla guarnigione. La prima è morta, la mia prima guarnigione. La seconda, che è quella bella grossa, cosa va? Ok, ce l'ha fatta, quindi possiamo ritornare indietro. Abbiamo perso un po' di uomini, come potete vedere, ma possiamo cliccare qua per farla tornare indietro. E adesso la città non ha più un nome, ma diventa il governatore è Bruto Varo, la popolazione è sempre la stessa. E adesso non arriveranno più truppe da là, quindi abbiamo sconfitto il nemico. Il cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Direi anche di concludere la missione, se riesco a... Ah, è perché il bagno è troppo lontano. E allora facciamo così. Prendiamo questo, lo spostiamo di... qua momentaneamente, prendiamo questo, lo spostiamo qua, prendiamo questo, lo spostiamo qua, prendiamo questo, spostiamo qua, prendiamo questo, lo spostiamo qua e prendiamo questo e lo spostiamo qua. È stata scoperta la viticoltura. Ah, scusate, non questo via, questo qua e questo qua. Tutto per scambiare praticamente queste in modo da avvicinarle al loro obiettivo. Qual è la prossima ricerca da effettuare? La prossima ricerca potrebbe essere quella che riguarda proprio l'utilizzo. No, non ce l'ho l'utilizzo del bagno, quindi ricerchiamo pure una a caso. Qual è la prossima ricerca da effettuare? Come vedete, si fanno abbastanza in fretta i soldi quando riuscite a ingranare. Le nostre truppe sono ben messe, una è strapiena mentre l'altra è piena per metà, questa è anche abbastanza, dai, si sta facendo. Ok, e con questo dovremmo chiudere la missione, mettiamo pure l'ultima corte, corte, insula, e ce l'abbiamo fatta. Ok, questa era la missione di Cirene che avevo perso nello scorso episodio. Ave Edile, hai svolto bene il tuo incarico. Cirene prospera e adesso non ha più bisogno del tuo talento. Torna qui a Roma, ho faccende ben più urgenti da affidarti. Ok, e questa era la missione di Cirene, la prossima è quella di Mediolanum che avete intravisto nell'episodio che è andato in onda per sbaglio, che ho cancellato, ma la vedrete in un episodio riveduto e corretto che ho già registrato. E ci vediamo al prossimo episodio. Io come al solito sono Ace the Brave, e vi chiedo se andate su Facebook, Twitter o Steam, anzi Facebook soprattutto, per tutte le notizie che sto dando in questi giorni, che mi chiedete spesso nei commenti ma che non riesco a rispondermi tramite feed di YouTube. Quindi ci vediamo su Facebook magari. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!